tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video, in questo book haul di luglio, agosto e settembre. Allora, sono più libri comprati che letti, però non ci scoraggiamo perché noi per la fine del 2020 questi libri li avevamo già letti, così come tutte le uscite della Scroll Vault nei prossimi mesi, perché ce ne saranno delle belle, insomma, quindi grazie a Scroll Vault. Allora, partiamo subito con Dietro i suoi occhi, un thriller psicologico che ho comprato a 10 euro perché era un libro chiuso, infatti trovate il video. Non ancora l'ho letto da allora, però è sicuramente una lettura da fare entro la fine del 2020, è molto interessante e ve ne parlo meglio nello pseudo unboxing, però insomma poi vedremo se mi piacerà oppure no, perché potrebbe anche non piacermi. Poi abbiamo tre libri che ho preso alla cassetta degli uccelli, quindi non ho comprato. Allora, il primo è Colpevole di silenzio di Taylor Smith, che è un thriller, è piccolissimo, raga, e, boh, comunque è molto strano. E non lo so se mi piacerà, è un thriller anche questo, bisogna comunque sempre vedere, perché io dopo i fantasy leggo un sacco di thriller e di horror, però ogni libro è a sé, insomma. Poi abbiamo due Harmony, tra cui un romance. Io non lo so se potrebbero mai piacermi, io ho sempre scartato i romance, in particolare quelli della Harmony, perché anche no. Sto parlando di Troppo vicino al cuore e Il volto del peccato. Non lo so, io i romance non li leggo, quindi non lo so se potrebbero piacermi. Non lo so, sono più sicura che mi potrebbero piacere più i thriller di questi, poco ma sicuro. Però non è mai detta l'ultima parola, no? Poi abbiamo due libri che ho comprato insieme a 10 euro, perché c'hanno questo sconto, diciamo due libri a 9,90. Uno è Assassino allo specchio di Agatha Christie, insieme a 7 anni in Tibet. Allora, che dire di questi studi, a parte che le edizioni fighissime. Non ho mai letto un libro della Christie per quanto riguarda Miss Marple, quindi devo recuperare tutti i libri della Christie, in realtà almeno quelli un po' più famosi, e quindi buon motivo per leggere Agatha Christie, insomma, perché sennò mi sento un po' fuori dal comune e perciò devo leggere Agatha Christie. Poi invece, per quanto riguarda 7 anni in Tibet, l'ho preso perché io il film l'avevo amato, con Brad Pitt. Adoro, raga, cioè il film era bellissimo, è stato molto molto bello, e quindi perché non leggere anche il libro? La storia è molto toccante e profonda, insomma. Vediamo se il libro sarà lo stesso, può darsi che mi fa schifo, insomma. Anche in questo caso non è mai detta l'ultima parola, anche se preferisco sempre Forever and Ever il libro al film, in qualsiasi caso. Poi abbiamo altri due libri che ho comprato sempre a 9,90 insieme. Uno è Il trono di ghiaccio di Sarah J. Maas, che sto leggendo. Non è come me l'aspettavo, anche se è una lettura molto scorrevole e semplice e adatta appunto nel mio periodo di studio matto disperatissimo per gli esami, che ho comprato insieme al Destino dell'orso di Dario Correnti. Ok, scusate i miei dubbi, che dovrebbero essere però uno pseudonimo di due autori che non so chi siano in realtà, perché non mi sono ancora informata, però uno pseudonimo di due autori, e però insomma un thriller anche questo, quindi dovrebbe piacermi perché a me i thriller piacciono sempre, chi più chi meno, come i fantasy, insomma, anche se ci sono fantasy che mi fanno schifo, proprio veramente schifo, e così potrebbe esserci thriller che mi fanno schifo. Poi abbiamo un altro libro preso dalla cassetta degli uccelli, il primo di una serie fantasy che però non è stata tradotta in italiano. Io devo capire, prima di tutto, leggendo questo libro, cioè Il Viaggiatore, che fa parte delle cronache del Quarto Regno, se mi piace, e poi devo capire se il livello d'inglese di questa serie è fattibile per me, per il mio livello d'inglese. In caso vadano bene tutte e due queste cose, si possono comprare i libri in inglese e posso andare avanti. Vi farò sapere comunque, vediamo un po'. Poi ecco il tipico fantasy che mi ha fatto schifo, anche se in realtà è più distopico, se ci penso, perché la trilogia madre è stata
un distopico, è un distopico. Penso che lo sia anche questo. E sto parlando del prequel di Hunger Games, Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Susan Collins, che mi ha fatto schifo. Cioè, voi sapete ormai che questo libro non l'ho sopportato, è proprio qua, ve ne ho parlato abbondantemente. E poi, per ultimo, ma non meno importante, La scomparsa di Stephanie Meyer di Joanne Dicker. Comprato, letto subito e amato. Allora, in realtà ho finito già, e potevo soffermarmi un po' di più su questi libri, però insomma, che cosa vi devo dire? Non ho letti solo due su 14. Non vi posso dire di più sugli altri perché non li ho letti. Forse che non mi aspettavo di prendere The Romance, sinceramente. Sono un sacco di thriller e fantasy, solo, cioè solo, meno male, perché sono i due generi letterari che io preferisco, quindi bello. Forse Shirley Dicker è l'unico un po' al di fuori, perché credo sia un giallo, sì, credo, sì, dato che parla di un'indagine a fare, due poliziotti devono indagare di nuovo su un caso che avevano già risolto, che pensavano aver risolto, ma invece non era vero. E quindi non lo so, è stato un video molto breve ma intenso, ma ci piacciono così i video. E comunque spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri, anche uno solo. Apriamo un dibattito senza spoiler, per favore, perché magari se anch'io non ho letto un libro preferirei non avere spoiler, così come penso tutte le persone che andranno a leggere i commenti sotto questo video, nel caso ci fossero. Però insomma, anche se io ho letto questi libri, almeno, cioè in realtà non altri due, Joanne Dicker e Hunger Games, preferirei che comunque non si facessero spoiler. E se dovete fare spoiler, indicate spoiler gigante su Tizio e Caio e poi mettete lo spoiler, così almeno gli altri capiscono che in vostro commento c'è lo spoiler. E boh, questo. E se volete iscrivetevi al canale, se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!